anche la realizzazione di questo programma ha dei costi. Quindi dobbiamo ringraziare gli sponsor che hanno messo mano alla sacca e ci hanno permesso di realizzare ciò. Questo programma è offerto da Cartodromo Valpista, Teggiano, e da Autohaus, Service Partner Volkswagen, Audi, Skoda, Atena Lucana Scalo. È buono, va bene. Signore e signori, ci troviamo alla villa comunale di Silla di Sassano e siamo qui perché oggi siamo stati chiamati da un noto personaggio della zona. Signore e signori, vi presento Peppe Ripataniedo! La va in campagna a lavorare, a fare amore che ti metta al sapore, con me bella campagnola va in campagna a lavorare. Ah, stop, stop, finito. Allora, mi sentite bene? Io sì. Perché vi chiamate Peppe Ripataniedo? Mi chiamo Stavolo Giuseppe, però mi chiama tutto Pataniedo. E perché? E perché che sono un po' piccolino pure, hai capito? Allora io sono una patanù. No! Ci hanno detto che voi eravate uno sciupa femmina, è vero o no? Oh! Questo mi ha detto, pignolava! Mi da sale arrivata sta notizia! Pignoso! Beh, comunque, mica sono stato tanto, tanto cattivo pure io, Con quanta figlia, con quanta femmina siete stati? Una vita! Ma poi erano alte, erano più. No, loro erano cauti, io ero vascia, loro pagavano te, io era simpatica, capito? Era il cannello che faceva questa bocca bella. Ma quanti anni tenete voi? 75. Sempre a sala c'è giunta voce che voi eravate un po' arrabbiato perché avete due figli che non si volevano sposare. Ma mo si sono sposati? Sì, tutte e due. Ci hanno detto che voi eravate alla ricerca delle donne per i vostri figli. È vero o non è vero? Oh no, mia figlia è venuta su. Avevo guaglione tra di un poco, ma comunque si è sposata. Guaglione non si voleva sposare? Perché le donne sono un po' dure con la testa. Ah, e per quale motivo sono dure con la testa? Perché che era un lavoratore, coltivatore di lette. Quindi esatto. Vanno avanti, Quindi voi avete anche nipoti, siete anche nonno? Sì. Quanti nipotini? Due. Due. Quanti anni hanno? Uno e tre, in altri 10 mesi. Ah, quindi sono piccole. Anche loro vengono a suonare il sonetto con voi? Stavola Giuseppe, mio nipote, vero? Stavola Giuseppe, si chiama proprio come a voi! Come a me! Ah, avete fatto la puntella! Sì, ma facetemi sfocare un po' che se no, poi roppa, poi... Sfocatevi, sfocatevi! Ma come c'è sfocato? Prendete quella signorina, che si vuole fare una ballata! Andate a prendere la signorina! Lo tengo io l'ombrello. No. Allora fatevi la ballata con. È fatta rossa, ma pare una cerata. Noi vogliamo sapere una cosa. Come avete conquistato la vostra moglie? Cantandole su nonno. Ah. E cosa pensate dei giovani di oggi? Sempre con questo telefono in mano. Non vale niente. Proprio. Non so ben so bravo manco con le donne. Sangue frolle, non delle vegetazioni, insomma. Avesse la pigliare più poco di droga, avesse la patica ciò so. Quando è bello, quando è bello lo primo amore, lo secondo è più bello ancora. E poi ti metti una veste, young. Quando cammino vai facendo un drink, te entrano.
mo entriamo più in confidenza, mo ti do del tu. Ti ricordi com'è stata la tua prima notte di nozze? Com'è stata la prima notte di nozze? Che non mi facendo stando volete che mia moglie. Non ti volevano fare stare? Non mi facendo stare. E perché? Perché portando una serenata, più di 50 persone. Ah. E non mi facendo, eravamo tutti andati. E la seconda notte? La seconda notte, puoi recuperare quella della notte prima. Ma quando che ne sapevi? Era zero, scalzi ieri. Grazie, mi dico che per scarpe mo tengo. Comunque, oggi fatto una vita normale, ma c'è dappertutto. Oggi ti pazziamo, signori di santuari. Eh sì, che ne sia i santi. Per... i santi, pellegrinaggi, a 6 anni c'è i pellegrinaggi, il mondo da di giù. L'anzianità, non che l'anzianità, non c'è stato mai più team, è cambiato il mondo. Prima c'era più team. È giusto. E questa è la vita mia. Ho sposato due figli, ho praticato onestamente e sto bene così. Grazie a Dio, grazie sempre al Signore. Come mi ha dato questa poca salute, mia cosa. Vabbè, si stava meglio prima o meglio adesso? Si stava meglio prima, forse che avevamo più poco pane, però erano più onesti e più mi chiedo. Poi siamo diventati, è un mondo che io sono rimasto ignorando, sono tutti ignorando. Siamo tutti ignorando. Io sono rimasto ignorando, perché non capisco niente più. Niente più. No, bugiardo, false, senza tempo. E basta. Femmine che se ne vanno con la tua, uomini no, quella la mattina ha preso l'asso per un marito e se ne va. Vabbè, trovavo che è andata alla porta. Però queste cose, vabbè, si stiano pure prima. Che prima si lassavano, si pigliavano, solo che prima non si sapevano, invece ora si sapevano chi osare. Chi osare. Abbiamo fatto mai un pensiero c'è un coppa nata femmina. No, avevi l'opportunità ma non l'hai giocato. Serio, signore. Sì, serio. Perché voleva bene a mia moglie. Ma voi adesso... ancora ci date bene dentro, come hai tempo a dire? Ma che te ne la fa? Ma io già sapevi! Ma questo è... ma già sapevi, che marito, ma pure te fa vecchio, quindi già sapevi! Ma hai detto che tu non si sposata? Ma perché c'è la signorina qua a Napoli? Che se metti vergogna? Ma queste sono cose di tutti i giorni. Ma comunque non ce la lasciamo niente. Niente, non la lasciamo niente. No, non ce la lasciamo niente. Quella che la lascia tutto per giù. Ancora va ferrato. Ma perché mi guardi con sto sguardo? Non guardi niente. Ma c'è pure uno sguardo, l'occhino a cuoricino, pure l'occhietto a cuoricino facciamo. Allora, cosa pensi di noi? Che siete brave donne. Grazie. Allegre e pazzierone. E divertente. E vi auguro nel Milano come comporti la vita. Va bene, grazie, grazie mille. Allora, le vogliamo fare un saluto ai cittadini di Sassano? Sì, a tutti, però a parte Tommaso Pellegrini, il sindaco di Sassano. E perché la mamma fa parte allo sindaco di Sassano? Il sindaco è sempre un'amica, Tommaso. Ah, ok, ma noi lo vogliamo telefonare? Telefonate, intanto saluto la parte Bataniere. Un momento, prendiamo un momento lo telefono. Telefono? Siamo in diretta con il sindaco di Sassano. Pronto? Pronte, dottor Tommaso, dottore, sì. Sei bello amico mio, sono Peppe Patente, mi hai conosciuto. Sei un grande, grande Peppino. Io ti ho salutato a parte, qua ci sono due signorine che mi hanno salutato a Sassano, però Tommaso è sempre a parte. Peppino è la storia di Sassano e soprattutto la storia di Varcono tra Ercole, vero? Esatto. Ah, grande, grande. E molto buono saltare il signorino qua. Va bene. Ciao Tommaso, scusa se ti do del tu, tanto noi siamo amici di tutti i sindaci del Vallo. Un abbraccio e benvenuti a Sassano. Grazie, abbiamo avuto l'onore di conoscere Pataniedo, è stato molto molto simpatico. Cosa ci racconti di lui? A lui è un personaggio straordinario, ma soprattutto una persona con un grande cuore, veramente un grande cuore, una persona allegra, ce ne siamo veramente accorti. Nell'animo.
quindi trasmette un sacco di energia positiva e un sacco di cose belle, quindi sono contento che avete incontrato un personaggio, una bella persona soprattutto del nostro comune. E ti ringraziamo per questa intervista, grazie mille. Grazie a voi. Ciao, grazie. Buona serata. Buona serata. Un abbraccio, ciao. Signore e signori, da Silla di Sassano è tutto. Saluta ai telespettatori di Italia 2. Prima saluta Giovanna. Non c'è che te posso. Chi è Giovanna? Giovanna non va così, ti ha salutato. Giovanna, vabbè. Che l'ha fatto conoscere da me. E poi saluta l'amica là che ci intervista. Antonio che ci intervista qua. Sonia, vieni. Guarda così. Bravo, questo bravi. Io 40 anni ci ho perso la dignità. Ha 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 ha